Buongiorno, buongiorno brava gente, buongiorno, come state? Stamattina vedete un cielo sereno, come spero possa davvero affacciarsi sulle vostre giornate, sulle nostre giornate, questa serenità. Oh, stamattina vi porto, chissà dove dirvi, buongiorno, vedete qui c'è la Paola, ci sono i signori che prendono servizio, buongiorno, buongiorno. Stamattina una sorpresa, una piccola sorpresa. Domani ve ne farò una grandissima, eh? Facciamo ogni perché da parecchio partenza non vale sorpresa, vero sì o no? Eh? Stamattina però vi porto da una parte che sono certo desiderate andare, almeno ho visto le email di stamattina che sono arrivate di ieri sera. Ricordatevela sempre, redazione chiocciola sanfrancesco.org. Stamattina c'è una giornata a Perugia dedicata all'informazione, c'è la Segre ad Arezzo che chiude un po' la sua testimonianza. E io vorrei iniziare con voi, chissà dove stiamo andando, chissà. Vorrei iniziare con voi questo Vangelo che trovo davvero bellissimo, perché è una domanda che ci portiamo tutti, no? Come fare a superare le tentazioni, come fare a cercare di non cadere. Le tentazioni saranno sempre presenti nella nostra vita, eh? Questo ricordiamocelo. Però oggi Gesù ci dà delle indicazioni davvero molto importanti e vorrei iniziare con una parola, cioè umanità. Le parole del Vangelo sono intrise di umanità. Non c'è parola che non sia davvero, il volto dell'umanità. Ed è questa consapevolezza, con questa consapevolezza che ci accingiamo ad ascoltare la pagina del Vangelo di oggi, dal Vangelo di Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, anche Satana è diviso in se stesso. Come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Che pagina straordinaria. Gesù ci mette davanti una realtà. Il demonio, Belzebul, il principe dei demoni. Ed è una cosa che oggi, nell'era moderna, si cerca di non parlarne, il demonio non esiste, e invece esiste come. Ed è la personificazione, io direi, dell'egoismo. È il distruttore. È uno che o chiede tutto per sé, oppure vuole distruggere gli altri. Io credo che in questa immagine si possa racchiudere il demonio. E il Signore ci dice:
dove fare attenzione, come fare attenzione. Allora, vogliamo scrivere queste due cose? Che ne dite? Le vogliamo scrivere? Perché vedete, qua Gesù ci dà una bella indicazione, eh? E credo che ciascuno di voi lo possa anche testimoniare. Io, come avete notato, ho scritto sul commento, sull'introduzione al Buongiorno Brava Gente di stamattina, ho scritto: ho il vuoto di senso, ho il vuoto di senso, ho il pieno di divisioni. Ecco, questi sono, direi, due segnali che ci dicono: attenzione, attenzione, c'è il demonio in agguato. Da dove prendo queste due, diciamo, sintesi, se volete, possiamo chiamare così? La prima: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. È interessante intanto che Gesù fa questo discorso dopo un momento di grande intimità, dopo un momento di aver, dopo aver insegnato ai discepoli a pregare, dopo aver compiuto un segno, come a dire. La vigilanza, no? L'importanza, cioè non è che preghiamo e poi tutto passa, eh? Dice no, usci, no, è tutto finito. No, cioè il Signore ci invita ad essere proprio perché fa leva anche sulla nostra responsabilità, non ci fa vivere il rapporto con Lui come una magia, eh? Altrimenti andremo dalle maghe, dai fattucchieri, no, eccetera. Gesù ci fa vivere con Lui con senso di responsabilità, appunto con quelle parole intrise di umanità. E allora ci dice la prima cosa, perché poi qua si affacciano i contestatori, e sono proprio i contestatori che danno l'opportunità a Gesù di dire: attenzione, eh? Dove stiamo andando stamattina? Una piccola sorpresa, eh? È una sorpresa, una sorpresa. Dove staremo andando? Vi ricordo che domani mattina una grande sorpresa, eh? Domani mattina dopo Tg1 Dialogo delle 8:20, finiamo con Tg1 Dialogo e poi una sorpresa per noi con Buongiorno Brava Gente. Ma andiamo a noi, andiamo a noi. Allora, Gesù, dopo aver pregato, dopo aver fatto dei segni, non ci mette al riparo, anzi, ci dice: guardate, confido sulla vostra responsabilità. Allora, la prima grande attenzione Gesù la dà proprio a coloro che lo contestano. Guardate, ma se dite che io scaccio i demoni nel nome, no, come fanno poi i vostri figli? Cioè, loro vi condanneranno. Cioè, Gesù mette insieme, rileva, diciamo, il marasma di contraddizioni e anche di divisione. E allora, dietro questo marasma di contraddizioni e soprattutto di divisioni, c'è il demonio. Quindi, quando ci accorgiamo, che con le nostre parole peroriamo la divisione, che con le nostre parole viviamo le contraddizioni, allora avere questa bellissima capacità: Signore, voglio fare marcia indietro, perché desidero che tu sia la mia strada. Voi mi direte: Lorenzo, però poi se a volte non fai così, no? Ti mettono sotto, ti mettono KO. Non è vero, non vi mettono KO, non ci mettono KO, ma è l'occasione per risplendere come stelle nel buio delle tenebre, nel buio della notte. E volete essere stelle? Ma non è bellissimo essere stelle? Vorrei vedere di sì, vorrei vedere di sì, di sì. Vogliamo essere delle stelle nel buio della notte, perché è questo quello che il Signore cerca da noi. Buongiorno, buongiorno. Vedete come si innaffia questa pianta? Vedete che verde, così innaffiamo la nostra vita. Buona giornata, Signore. Cioè, innaffiamo la nostra vita con questa parola che ascoltiamo. No? Buongiorno, buongiorno. Eccoci qui. Poi l'altro aspetto, allora, ecco, vedo dei sì, finalmente sì, stelle luminose, buongiorno, è bellissimo, no? Poi l'altra attenzione che il Signore ci dice, io vi ho detto,
ricchi di divisione, ma anche l'altra attenzione che Gesù ci invita a vivere è il vuoto di senso. Cioè, vedete, qua c'è questa frase che è straordinaria. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Sottolineate queste parole, spazzata e adorna. Che significa? Significa una casa vuota. Una casa vuota. Cioè, trova la casa senza la persona. Trova la casa senza la persona, eh? Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Ma non è interessante quello che ci sta dicendo Gesù? E poi, fateci caso, sono le immagini, due immagini. Uno che riguarda soprattutto se stessi, la casa, no? La domus, e l'altra che riguarda invece il rapporto con gli altri, le relazioni. Allora, la nostra casa non vuole essere vuota e adorna, no? Spazzata e adorna. Se volete, la logica dell'apparenza, del non senso, del non senso. Se diceva Bruno Forte, ma anche un adagio napoletano, che se può campà, sapete il napoletano, se può campà senza sapere perché, ma non se può campà senza sapere perché. No? Cioè, possiamo vivere senza sapere per chi viviamo, ma non possiamo vivere senza un perché, cioè senza dare un senso, un significato a quello che viviamo, a quello che facciamo, dalla gioia al dolore. È straordinario questo, è straordinario davvero. Il Signore ci invita a dare senso e significato. Allora, quando ci sono le gioie, che il Signore ci dona, e io spero che me ne possa dare in abbondanza, Buongiorno, buongiorno, qui c'è chi mi saluta, ma non lo riconosco con la mascherina. Io devo portare. Siamo E certo, Bello, no, 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 non sapevo chi era. l'ex vice intimo di Ah, buona Camillo. giornata, buona giornata, buona giornata, apposta, Purtroppo apposta. non c'è più. Coraggio. Eccoci qua, salutiamo le persone. E allora, dicevo, l'importanza, no, della gioia, a volte delle benedizioni, noi gli diamo senso riconducendole, no? Riconducendole a questa pagina di Vangelo, al Vangelo. Oppure ai valori. Io so che ci sono anche dei non credenti che ci ascoltano la mattina, no? Ma dei valori. A quelle parole intrise di umanità. Oppure se c'è del dolore, noi non ci chiudiamo, no, in questo dolore, ma gli diamo senso, gli diamo significato, lo facciamo diventare, no, fonte di vita. E vedete, il dolore può diventare fonte di vita. La croce ce lo dice. E ce lo dice l'esperienza di tanti anziani, con quei volti rugati, ma straordinari, che ti incoraggiano. Ti incoraggiano ad andare avanti. Pensate ai nonni nelle case. Che bellezza, che bellezza. Bene, allora, quindi queste sono un po' le due indicazioni. Dove vi ho portato stamattina, Dove vi ho portato stamattina? Dite la verità. Adesso andiamo ai saluti. Io ricordo un po' gli appuntamenti prima di entrare dentro, perché ho visto che tanti di voi mi avete scritto: parlaci anche di Carlo Acutis, parlaci, portaci qui, per molti che non possono venire in questi giorni causa il Covid. Quindi state attenti, mettiamo la mascherina, mi raccomando, eh. Viviamo davvero con responsabilità, molto dipende anche da noi. L'Eucarestia, autostrada verso Dio, ma ancora, ancora, vedete, qui stanno preparando, qua siamo al santuario della spogliazione. Adesso proviamo ad entrare un momento dentro e poi, semmai appena esco, facciamo i saluti, i saluti. Io vi devo ringraziare anche tantissimo per i doni che mi state portando, Arianna Dolce di ieri, che proprio di biscottini
della Sardegna, il pane carasau da giù, portato da Rosaria. E poi questi saluti veloci, a me dispiace che a volte voi venite nei momenti in cui non vi posso donare il tempo che meritate, il tempo che meritate. Ci perdoniamo, vera vicenda, sì, ditemi di sì, voglio vedere. Poi mi raccomando, se qualcosa mi sfugge, scrivetemi su redazione@sanfrancesco.org. Molti di voi lo sapete, no? Riscrivetemi, riscrivetemi. Allora andiamo un momento dentro da Carlo e questa frase sua, moriamo, nasciamo originali, originali e moriamo fotocopie. Come a dire, non perdiamo la nostra bellezza. Ognuno di noi ha dato un talento particolare, Signore. Grazie. Ho fatto cadere una. Eccoci qua, c'è le suorine brave che mi aiutano. Grazie, eccoci qua. Ecco, stiamo andando dentro. Chiediamo al Signore questa grazia, di vivere la nostra originalità. Eccoci qui. Che il Signore ci dia tanta forza, ci faccia recuperare, ci faccia recuperare la nostra originalità. Stamattina a Carlo vorrei portare tutte le vostre intenzioni di preghiera e penso anche che il Signore ci sostenga. Portate anche voi la vostra preghiera. Ecco, deponete la vostra preghiera. Io penso anche a tutte quelle mamme che hanno perso un figlio. Coraggio. I vostri volti, i volti che ho incontrato anche qui ad Assisi, sono indimenticabili, perché sanno, hanno il sapore di un Dio che consola. Eccoci qui, questo silenzio è così affecondo, non sia vuoto. Ma sia ricco di senso e di significato, per superare le tentazioni della vita, i Belzebul della vita. Buongiorno, buongiorno, buon lavoro, brava gente. Eccoci qui, allora, stamattina andiamo ai saluti, siamo passati da Carlo Acutis e Coraggio. Domani mattina una grandissima sorpresa dopo il TG1 delle 8:20, allora, dopo le 8:20 TG1 Dialogo su Rai 1, segnatevelo, poi subito dopo ci colleghiamo con Buongiorno Brava Gente, quindi leggermente più tardi alle 8 e 30 domani, con una grande sorpresa, domani mattina, perché ve lo anticipo. Così potete mandare, ve l'anticipo, dai, così potete mandare qualche domanda, che volete porre. Anzi, lo faremo in diretta. Preparatevi una domanda, non la scrivete adesso, sennò poi rischia di perdersi. Domani mattina, durante il giorno Brava Gente, voi preparatevi già la domanda, la inviate nei commenti che compaiono e la poniamo, staremo. Con la mamma di Carlo Acutis, va bene? Con la signora Antonia, Sorpresa allora, l'ho detta adesso, mannaggia, mannaggia. E penso che sia bello sapere come l'occhio delle mamme ha intravisto la santità dei figli. E poi ci può dare qualche spunto anche per noi. E allora salutiamo, andiamo ai saluti, 25 anni stamattina di Francesca Lo Savio, per i suoi 25 anni e per la laurea magistrale che ha fatto ieri. È bello che i genitori mi dicono,
è il mio orgoglio, bellissimo. Siate orgogliosi dei vostri figli, siate orgogliosi, anche se vi fanno un po' disperare, siate orgogliosi, mi raccomando. Fateglielo capire che siate orgogliosi, che è la migliore medicina. È la migliore medicina, quello che infonde coraggio, quello che dà tutto. Poi, 43° anniversario di matrimonio di Ornella e Roberto. Ogni bene, sono belle queste frasi che voi mi scrivete, no? L'abbiamo ripetuto ogni volta che c'è la necessità. Questo sì, è straordinario, eh. Coraggio allora, Ornivale, Ornivale, Roberta Mea, poi 6 anni di Gabriele, Gabriele, ogni bene, mio figlio Gabriele che oggi compie 6 anni, un abbraccione forte forte, Gabriele, con la mamma Alessandra, e con tutti i tuoi familiari. Vedo che devo stare attento, se no rischio, se no rischio. Intanto stiamo tornando da Cesco, stiamo tornando da Cesco. Poi Enzuccio, no, Enzo Carluccio e Maria, 16 anni di matrimonio da Giuliano, in Campania. Viva la mia regione. Salutiamo davvero tutti. Ringrazio tantissimo il Signore per avermi donato Maria. Ne abbiamo affrontate tante insieme, guardate che belle le vostre storie. Giulia Leori, che oggi compie 77 anni il papà, mi pare, giusto? No, sono proprio i tuoi, tu compie 77 anni, ogni bene Giulia, ogni bene. Andiamo velocemente alla commissione. Martina Salemi, per la mamma Daniele. Ha comprato il libro, ci segue tutti i giorni, ha comprato il libro La tunica e la tonaca. E vedete, questo libro offre davvero la possibilità, edito da Mondadori, di superare anche quelle divisioni, perché bisogna rattoppare sempre, ce lo dice la tonaca di Francesco, e la tunica di Gesù invece ci ricorda, questo senso e significato, le due vesti, vestirsi di Dio, vestirsi di Francesco per superare poi anche le tentazioni della vita. Poi Manuela Banelli ti risponderò, anche Franco Silvestri ti risponderò, mi avete chiesto delle cose, ok? Maria Luisa, ti saluto Padre Mauro, Padre Mauro Silva. Eleonora Filippelli, ogni bene, ogni bene, e ci siamo, e ci siamo. Poi ricevo davvero tante, tante belle testimonianze. Vediamo se non dimentichiamo. Ci siamo, ci siamo. Spero davvero. Che succede? Allora, l'ultima volta, che succede se a volte mi dimentico qualcosa? Che succede? Vediamo un po'. Buona giornata Rosa, Renata, Maria, buona giornata davvero a tutti, buona giornata, brava gente, stiamo tornando da Cesco, io vado verso Adriana, sì, Lorenzo per la ricerca, mio figlio Francesco vive a Londra, coraggio, coraggio, Lorenzo, per lasciare pace e bene a tutti, una benedizione. Ai ciclisti, ripeto, pace e bene a tutti. Sì. Riscrivere, ecco qua, accettina, quindi riscrivete, se mi sfugge qualcosa. Vestiti di Dio, bene, bene. Ci siamo, vero? Ci siamo, mi pare. Carla, Anna, Un abbraccione forte a tutti voi, brava gente. In questi giorni so che molti di voi arrivano ad Assisi anche in pellegrinaggio. Io sto alla redazione, potete chiedere anche lì, volente, sia il libro che il foulard, che sono alcuni che chiedono il foulard della solidarietà alla redazione San Francesco. Trovate il cancello grigio, è proprio davanti al bar San Francesco, davanti al bar San Francesco, è proprio accanto al prato della Basilica Superiore.
Va bene, e allora ci lasciamo, spero di non aver dimenticato niente. Tutti questi cuoricini, grazie Padre Enzo. Cosa dicono? Vediamo un po'. È una valanga di cuoricini bellissimi. Mia figlia ha fatto una sorpresa, ha fatto sì che tuo padre, che tuo padre mi salvi. Ah, grazie. Daniela, sono contento. Le sorprese dei figli, che belli, eh. Ed è vero, ed è vero. E questo significa che avete dei giovani straordinari, eh. Come vi dicevo all'inizio, siate orgogliosi dei vostri figli e voi figli siate orgogliosi dei vostri genitori. Quindi anche se a volte qualcosa ci rimprovera, le cose non, ma si può riprendere. La vita è davvero questa grande opportunità, eh. Riprendiamo, facciamo pace, eh. Buona giornata, brava gente, buona giornata.